Da circa 20 anni soffro di calcolosi renale. Dopo vari tentativi con il ritortritore per circa 10 anni questo calcolo non si è mai scalfito. Da circa 3 anni sono inserito nello studio Limone, presso la nefrologia degli ospedali riuniti di Bergamo e non ho più avuto problemi di coliche e altro. Utilizzo circa un 120 ml di limone in 1 litro d'acqua da bere durante il giorno. Non ho mai avuto problemi, diciamo, a parte il primo periodo dove bruciavo un po' lo stomaco al mattino, poi non è andato tutto bene, mi sembra tutto a posto. Il calcolo renale si forma per la precipitazione nelle urine di sali cosiddetti littogeni, cioè che formano i calcoli renali. Le indicazioni dietetiche che diamo al paziente che soffre di calcolosi renale riguardano un'adeguata introduzione di acqua al giorno, una dieta povera di sodio, una dieta a basso contenuto di proteine animali con un normale quantitativo di calcio giornaliero. Nelle urine sono presenti comunque delle sostanze che inibiscono la formazione dei calcoli. Tra queste la più conosciuta è il citrato, e il citrato è contenuto nel limone. Noi abbiamo disegnato uno studio di tipo scientifico, così come si fa con i farmaci. In questo studio vogliamo dimostrare come il limone, associato alla dieta standard, per la prevenzione della calcolosi renale può ridurre la formazione di nuovi calcoli rispetto alla sola dieta. Le spiego come effettuare questa raccolta delle urine delle 24 ore. La raccolta inizia alle 7 del mattino e termina alle 7 del mattino successivo. È una raccolta un po' particolare. Io le consegno questi due contenitori all'interno dei quali ci sono dei reagenti. Ogni volta che urinerà lo farà in un bicchiere graduato e dividerà l'urina il più precisamente possibile, metà in un contenitore e metà nell'altro. Il mattino che abbiamo stabilito si presenterà qui digiuno, ci consegnerà questi contenitori, le farò anche un prelievo del sangue, dopodiché l'accompagnerò in un ambulatorio qui accanto dove il medico la visiterà, le farà alcune domande riguardo la dieta che sta seguendo e le farà un'ecografia renale. Adesso un bel respiro. Fuori. Nello studio è previsto l'inserimento di 202 pazienti, 101 pazienti seguiranno soltanto la dieta, 101 pazienti, oltre alla dieta standard indicata per la prevenzione della calcolosi, assumeranno del succo di limone nella quantità indicata di 120 ml al giorno. In questo contesto è interessante anche il legame tra i due estremi dell'Italia, Bergamo e Siracusa. I limoni di Siracusa vengono messi a disposizione degli ammalati per vedere se è possibile impedire la formazione dei calcoli, questi piccoli sassolini che si formano nel rene e che fanno così male. Riteniamo che il nostro prodotto, che è il limone di Siracusa, per i suoi caratteri e le sue proprietà abbia un contenuto più elevato, questo lo dicono gli agronomi naturalmente, un contenuto più elevato di acido citrico e quindi si presti meglio di altri ad essere utilizzato per queste sue caratteristiche. L'assunzione di limone associata alla dieta che noi consigliamo è un fattore aggiuntivo nella prevenzione della calcolosi renale, perché dovrebbe fornire la quantità di citrato necessario per prevenire la cristallizzazione dei sali urinari. I pazienti arruolati finora sono 159, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile. Questo è uno studio che attualmente stiamo conducendo in ospedale, le analisi e il coordinamento dello studio viene fatto in istituto, tutto con l'aiuto del Consorzio di Limone. Per cui noi tutti sappiamo che le mele fanno bene, io spero che noi potremo dimostrare che anche qualche limone al giorno faccia bene anche di più delle mele.